Benvenuti telespettatori di Rete 8 ad una nuova puntata dei Fatti e le Opinioni, trasmissione di approfondimento sull'attualità di Rete 8 e che vede al timone il direttore Carmine Perantuono, in questo caso però temporaneamente al timone mi ci metto io, per una puntata che sicuramente può sembrare complessa, difficile, ostica, forse anche noiosa, chi lo sa, ma che noi cercheremo di invece rendere in tutt'altro modo, perché il tema è importante. Quindi si propone questa puntata di essere una sorta di trasmissione di servizio, quelle che ci piace fare perché vogliamo essere utili al cittadino. E cosa c'è di più utile che essere che rivolgersi al cittadino parlando di fisco? Perché credo che sia un argomento che ci interessa tutti, o dovrebbe interessare tutti, perché tutti dovremmo pagarle le tasse per fare in modo che tante cose funzionino meglio. Ma prima di arrivare a questo e al tema della nostra puntata, che ho chiamato Amico Fisco con un bel punto interrogativo, perché le tasse non sono solo così una forma di vessazione legalizzata, ma possono anche essere amiche, anzi in molti casi il fisco ci viene incontro per consentirci magari di pagare, di saldare dei debiti che abbiamo contratto e con qualche formula scontata, diciamo così, riusciamo a saldare. Ne parleremo fra poco, non prima però di aver presentato gli ospiti di questa puntata. Alla mia destra c'è Alberto Corraro dello sportello anti-usura della Diconsum, quindi associazione quanto mai vicina appunto ai cittadini. E poi il dottore commercialista Luca Del Federico, che tante volte ci ha aiutato a dirimere le questioni legate alla rottamazione, ai bolli auto, ai bonus, insomma tutto, è il nostro esperto di fiducia, diciamo così, va. E poi invece in collegamento c'è la professoressa associata di diritto tributario dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, Caterina Verrigni, avvocato tributarista, quindi anche lei ospite assolutamente ad hoc. Buongiorno, anzi benvenuti a tutti e tre a questa puntata che al momento della registrazione non terrà conto di qualcosa che potrebbe accadere ma non è ancora accaduta. Poi mi spiego meglio, questo per dire che siamo assolutamente in grandissima attualità, talmente d'attualità che non riusciamo ad essere precisi fino in fondo. Perché? Ci si chiede, ci sarà la proroga delle scadenze della rottamazione ter? Non ci sarà? E se ci sarà, che cosa comporterà? Si potranno allungare i termini di pagamento o no? Insomma, ore in cui il governo del Premier, il nuovo Premier Mario Draghi, potrà decidere tutto questo, sono proprio le ore centrali. Magari potrebbe avvenire fra pochi minuti, magari non avverrà mai, la proroga non ci sarà. In effetti noi ancora non lo sappiamo, così come non lo sanno i cittadini, per quanto la scadenza sia ormai vicina. Ma andiamo con ordine. Ho detto che vogliamo provare anche a parlare degli attestati di amicizia, diciamo così, del fisco, di come li ha portati avanti, di come li sta portando avanti, se ci sono questi attestati di amicizia. Naturalmente una puntata dedicata a chi poi è intenzionato ad essere amico del fisco, perché gli evasori di professione, ahimè, quelli che lo fanno per mestiere, noi non ce ne possiamo occupare, fanno loro ed è mestiere loro. Però questi sono giorni importanti, perché sono giorni in cui tanti cittadini devono fare i conti, oltre che con i soliti problemi quotidiani, anche con la pandemia. Pensiamo solo a tutte le attività commerciali che si sono fermate o interrotte, e con quei pagamenti che uno vorrebbe fare ma a volte non arriva a fare. Allora, per arrivare a capire cos'era e cos'è la rottamazione ter e dove ci potrà portare quello che verrà deciso o non deciso dal governo Draghi, io voglio fare un passo indietro e cominciare proprio dall'avvocato tributarista Verrigni, che come dicevo è anche docente universitaria, per cercare di capire intanto cos'è una cartella esattoriale, cos'è un avviso di accertamento, insomma distinguere, perché si va a rottamazione quando i debiti sono, come si dice, passati a ruolo, se correggetemi se sbaglio, quindi sono diventati cartelle esattoriali. Ma come ci diventano e quali sono i debiti che abbiamo con la pubblica amministrazione che possono essere inseriti nella rottamazione?
Professoressa, mi sente? Eccola. Allora, sì. Dunque, diciamo subito che nel nostro ordinamento vige il principio della riscossione volontaria, che significa che il contribuente determina l'imposta che deve pagare, quindi soffermeremo le nostre riflessioni nell'ambito, diciamo, dei tributi più importanti, quindi imposte sui redditi e per intenderci anche l'IVA. Chiaramente sono tutti tributi periodici, per cui è il contribuente che volontariamente, alla fine del periodo d'imposta, determina il tributo e versa. Quindi diciamo che l'attività dell'amministrazione finanziaria che si concretizza nel controllo è un'attività eventuale. Per cui in questa fase, diciamo, siamo ancora in un qualcosa che rientra nella volontà del contribuente. Si può arrivare invece in una fase patologica quando chiaramente c'è un inadempimento da parte del contribuente. E ricordiamo a tutti gli ascoltatori che purtroppo tutte le norme tributarie sono norme, si dice, diciamo, precettive, nel senso che qualunque violazione della norma tributaria, anche violazione che non determina necessariamente un'evasione d'imposta, ma anche uno slittamento in avanti del termine di pagamento previsto dal legislatore, determina in ogni caso l'applicazione di una sanzione. Quindi molta attenzione rispetto anche ai termini che ci impone il legislatore fiscale. Nel momento in cui io non pago, quindi sono a quel punto debitore dell'amministrazione finanziaria per un debito ai fini IRPEF, chiaramente le attività di controllo possono essere le più diversificate. Perché? Perché attualmente, e questo a far data dal 2017, per i tributi più importanti, quindi per le imposte sul reddito, per l'IRAP e per l'IVA, non si può parlare addirittura più di cartella di pagamento. Perché? Perché arriva direttamente, viene notificato al contribuente direttamente un avviso di accertamento esecutivo che contiene al suo interno anche quello che in realtà conteneva prima la cartella di pagamento. Perché? Perché è automaticamente un atto esecutivo. Perché ricordiamolo a noi stessi, ma ricordiamolo anche agli spettatori che ci ascoltano, che la cartella di pagamento è un atto esecutivo, quindi consente, dà la possibilità all'agente della riscossione di compiere determinate attività, anche di tipo cautelari, come fermi amministrativi. Facciamo un passo indietro, quindi la cartella di pagamento in realtà noi ce l'abbiamo quando siamo già in una situazione patologica, non prima di questo momento. Per cui se il contribuente volontariamente paga le scadenze, i suoi tributi, sicuramente non ci saranno problemi legati Certo. alle cartelle di pagamento, tantomeno agli avvisi di accertamento esecutivi. Certo. Un'altra ipotesi in cui diciamo possiamo avere la cartella di pagamento riguarda un controllo formale che l'amministrazione finanziaria, quindi quando parlo di amministrazione finanziaria faccio riferimento all'Agenzia delle Entrate che è l'ente creditore, da non confondere con l'Agenzia Entrate Riscossione che è l'ente che si occupa della riscossione. Quindi attenzione anche a queste due fasi, perché Posso un dire per semplificare, professoressa, perché mi sì. piace essere semplice, che l'Agenzia delle Entrate Riscossione altro non è che Equitalia, travestita da Agenzia delle Entrate Riscossione, perché comunque è quella che viene conosciuta come Equitalia, è così? Cioè era conosciuta come. Assolutamente sì, assolutamente Ecco, sì. perché se no con questo stesso nome poi lì sì, si fa confusione, ma in realtà è quello, insomma, è con quell'ente che bisogna avere a che fare se, per esempio, nel caso della rottamazione di cui parleremo fra poco, si vogliono rottamare le cartelle esattoriali, poi c'è il saldo e stralcio, insomma, tutte cose di cui ci occuperemo fra poco. Quindi ho imparato anche, tra l'altro, che sono proprio due gestioni diverse, perché questo stesso nome, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, nel cittadino effettivamente possono un po' confondere le idee, ma sono organismi diversi, per così dire. Sì, assolutamente sì. Cioè quello che prima era Equitalia, oggi è Agenzia di Entrata e Riscossione. Bene, fra poco però le chiederò, intanto se può rispondermi
Così, facciamo un esempio di questi debiti, proprio uno concreto. Cosa potrebbe arrivare tramite Allora, cartella? dicevo prima, nell'ipotesi in cui per esempio il contribuente presenta la sua dichiarazione dei redditi e versa quello che ha dichiarato, che succede? Che c'è un primo controllo, diciamo, automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente, se l'Agenzia delle Entrate riscontra degli errori anche di calcolo che risultano dalla dichiarazione dei redditi, a quel punto che succede? Che l'Agenzia delle Entrate prima comunica al contribuente questa anomalia mediante il famoso avviso bonario, Sì, e poi dopodiché la procedura fino alla sì, cartella, diciamo, fino alla esatto. cartella. Dopodiché, se il contribuente rimane inerte, quindi questo diciamo non si apre alcuna forma di contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, a quel punto l'Agenzia delle Entrate consegna, se vogliamo, all'agente della riscossione l'iscrizione al ruolo, quindi il ruolo. E a quel punto, con i dati contenuti nel ruolo, l'agente della riscossione confeziona la cartella di pagamento che notificherà il contribuente. E che ci Questo è uno dei porta? casi in cui appunto possiamo avere ancora la cartella di pagamento sulla base di un qualcosa che prima però dipende dal contribuente, perché abbiamo in ogni caso la presenza della dichiarazione del contribuente, compreso il versamento dell'imposta che ha dichiarato. Insomma, se ho guadagnato 5, mi sono dimenticata di dire che ho guadagnato 5 ho guadagnato, e ho dichiarato 4, ma viene fuori che io quei 5 li avevo guadagnati e me li richiedono e poi me li richiedono ancora e io non glieli do, finisco all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Cosa, è così, diciamo, sempre semplificato, cosa posso fare a quel punto? Posso proporre. Anzi, mi possono, lo Stato mi ha concesso, diciamo, un accordo tale per cui da quella somma che io devo si possono decurtare alcune cose e vado a pagare di meno oppure faccio il famoso saldo e stralcio. Luca Del Federico, dottore commercialista, cos'è la rottamazione? È una definizione dei debiti agevolata in sostanza, ma cos'è esattamente? Ma nella tua presentazione qui direi che è fisco amico, perché sostanzialmente a fronte di un debito erariale o anche di un tributo a carattere regionale e locale, l'amministrazione finanziaria va incontro al contribuente consentendo un pagamento dilazionato, che quindi capiamo già di per sé che è più agevole, e decurtando le sanzioni e gli interessi, perché come diceva la professoressa, nel momento in cui non vado a soddisfare il mio debito fiscale, oltre all'imposta sono dovute giustamente le sanzioni e gli interessi per il danno erariale. Quindi la rottamazione, che oggi siamo arrivati alla rottamazione ter, è una norma di favore per consentire ai contribuenti di adeguarsi e quindi di poter corrispondere alle imposte in modo più ragionevole e senza l'elemento pregiudiziale delle sanzioni e degli interessi. Il saldo e stralcio, a maggior ragione, è un ulteriore intervento, tra virgolette, amichevole dell'amministrazione finanziaria perché in determinate situazioni, con un ISEE particolarmente basso e diciamo, situazioni meritevoli di attenzione, non solo vengono decurtate sanzioni ed interessi, ma si va anche a comprimere, a ridurre proprio con un accordo l'imposta e quindi sostanzialmente c'è una grossa riduzione, un incentivo notevole per il contribuente per aderire a questa forma che è anch'essa rateizzata. È un modo per agevolare anche il cittadino, ma anche un modo per lo Stato per incassare. È un modo per lo Stato perché lo Stato comprende che senza questa forma di agevolazione di rateizzazione non sarebbe in grado di incassare quelle somme, oppure le dovrebbe incassare con un'azione di riscossione coercitiva, immaginiamoci pignoramenti presso terzi e quant'altro, a volte più onerosi di quella che è una procedura, se vogliamo, anche già in una fase patologica come ruolo, ma comunque volontaria, cioè non dell'esecuzione dell'azione esecutiva finale. Quindi per lo Stato è interessante questa formula perché consente di incamerare somme che altrimenti difficilmente andrebbe a incamerare. Veniamo anche alla parte, diciamo, all'aspetto umano, no? Perché io non a caso ho invitato Alberto Corraro dello Sportello Antiusura, proprio per avere la percezione,
di quanta difficoltà stiano attraversando i cittadini, se stanno attraversando una difficoltà anche superiore in questo periodo con la pandemia, perché si rivolgono a voi? Anche, ovviamente, non parliamo di usura nel caso di Stato, ma anche perché sono in difficoltà proprio nel pagamento dei debiti, perché vogliono pagarli e non ce la fanno? Beh sì, è il sovraindebitamento. Accade adesso in questo momento più frequentemente del passato. Ma diciamo che questa fase in qualche modo aggrava una situazione sicuramente non, come dire, già complicata, già Certo. non so quante migliaia di cartelle esattoriali vadano in giro da quanti anni? Forse 10 anni, 20 anni, 30 20 anni. anni, ja, parliamo Potrei ancora avere del questo 2000. dato se lo ritrovo. Quindi. Anni. Dal 2000 al 2020 girano, insomma, ci sono cartelle, diciamo, in giacenza Tante. per circa 137 milioni. Ah, Quindi. io mi ricordavo 50 milioni, quindi anzi, era peggio, era peggio. Siamo quindi di fronte a un problema, direi atavico, che si cerca, insomma, si cerca di mettere una pezza. Ecco, ogni governo si trova di fronte a questa situazione e quindi le proroghe nel termine, intendo dire, per il pagamento. Diciamo questo, il cittadino oggi fa più è più in difficoltà del passato, perché con l'emergenza sanitaria, è inutile dirlo, le entrate si sono ridotte ed è nello stesso tempo, nel contempo, chiamato a pagare debiti pregressi. Come si fa? È un problema, è praticamente irrisolvibile, non so. Quindi aumenta sicuramente, aumenta le difficoltà economiche, e quindi è sempre più frequente trovare presso i nostri sportelli situazioni, ecco, di questo tipo. Non si riesce proprio a risolvere il problema. Poi c'è anche un aspetto patologico: dentro queste migliaia di cartelle ci sono anche comportamenti, devo dire, poco attenti del cittadino. Per esempio, c'è un rapporto molto curioso fra il cittadino e l'automobile. Vediamo nei colloqui quanti debiti si siano accumulati, per esempio, nel pagamento del bollo auto. È una delle cose che stanno più È antipatiche, ve lo pazzesco, dico. Ogni tanto si dice sì, che viene tolto il bollo auto, il cittadino per il bollo auto non lo digerisce, come il canone della è pazzesco. televisione. Un'altra è, per esempio, il rapporto con le multe. Quindi queste cartelle esattoriali sono anche piene di queste cose qui. Si poteva probabilmente evitare con un comportamento più attento. Perché ci sono centinaia di migliaia di multe in queste cartelle esattoriali? Noi vediamo queste cose qui tutti i giorni. Poi sono i tributi locali, in una classifica che abbiamo visto, i tributi locali, il pagamento della spazzatura e altro. Quindi queste sono le situazioni. Con lo sportello in parte riusciamo ad arginare, a risolvere questi Chi si problemi. rivolge a voi, comunque, posso usare questo termine, sono persone o famiglie di buona volontà, nel senso che vogliono mettersi a posto. Ma sicuramente, sicuramente. C'è chi si reca in uno sportello o cerca di raggiungere le reti sociali, come lo sportello antiusura, ma ci sono anche altre realtà. Per fortuna ci sono anche molte realtà che aiutano, Caritas, centri di ascolto. Queste persone manifestano sicuramente buona volontà, però vediamo che portano addosso un carico di debiti notevole. Sì, Si fa notevole. difficoltà a risolvere. La cartella esattoriale in fondo è una sconfitta per tutti, perché si arriva all'estremo,
no? Cioè vuol dire che c'è stato un fallimento nelle fasi precedenti, si arriva alla cartella anche esattoriale. Anche un fallimento di una, diciamo così, trattativa tra, sì, certo, la pubblica, certo, amministrazione, certo, e il cittadino. Certo, no? L'impossibilità, io come fallimento, quando parlo di fallimento dico in senso lato, quindi, certo, insomma, certo, la difficoltà che c'è non ha permesso in molti casi di trovare una soluzione, e quindi si arriva poi alla cartella esattoriale che aggrava la situazione, manda più in difficoltà, è un così, il famoso cane che si morde la coda, ecco, per usare una frase che semplifica. Allora, intanto poi chiedo alla regia di farmi sapere quanto abbiamo prima della pubblicità, perché per chiudere questa parte dedicata alla rottamazione due cose vorrei sapere. Una da Luca Del Federico: abbiamo parlato all'inizio di una proroga, di un tempo, di un momento di scadenza, 28 febbraio, 1 marzo, di questa aspettativa, di questa attesa di una proroga che al momento non è arrivata. Vogliamo spiegare meglio cosa scadeva, anzi sta per scadere ad Horas, e che cosa ci si aspettava che al momento non è arrivato? Ma c'è questa data che praticamente è immediata, perché si parla del 1 marzo, tenendo conto che oggi è 26 e sabato e domenica non sono giorni per così dire agibili per andare a pagare la rottamazione. Sono le rate risalenti al 2020? Quattro rate 2020, febbraio, maggio, luglio e novembre, una rata 2021, questo per la rottamazione ter, e poi due rate del saldo e stralcio marzo e luglio. Cosa accade? Come dicevi tu, siamo in attesa di una proroga. Stamattina credo che anche questo rientri e sia di interesse ai telescoltatori, si era avuta la notizia di una proroga al 30 aprile, che voleva dire posticipare la scadenza del 28 febbraio, meglio 1 marzo, al 30 aprile, però l'ultima notizia, ahimè, è in controtendenza e sembrerebbe che non è prevista alcuna proroga. Allora, fermo un attimo Luca Del Federico, perché è arrivato quell'avviso che aspettavo, quindi pubblicità, ma ci ritroviamo fra poco. Eccoci rientrati, stiamo parlando di rottamazione, di quelle scadenze fissate. Lunedì 1 marzo dovevano essere versate le rate scadute nel 2020, che erano state poi rinviate dal decreto ristori, mentre entro l'8 marzo la prima rata del 2021. Si è parlato di un nuovo spostamento, di uno slittamento in avanti di queste date. Al momento questa proroga non è arrivata, il che significa che chi aveva stabilito e trattato su queste scadenze, quindi con la rottamazione in atto, la rottamazione ter, dovrà aver pagato entro questi termini quelle rate che erano state spostate per agevolare il cittadino in un momento difficile. Allora, rispieghiamo questo punto e cerchiamo di capire anche cosa accade se invece non ci si mette a posto. Sì, perché l'8 marzo, perché la rata che scade il 1 di marzo c'è una tolleranza di 5 giorni, tant'è sul saldo e stralcio la rata che scade il 31 marzo abbiamo una tolleranza fino al 5 aprile. Cosa accade? Gli effetti sono che purtroppo non è efficace la rottamazione ter e il saldo e stralcio, e gli importi vengono imputati in acconto dei pagamenti. Io adesso così ho un'idea che sostanzialmente il governo Draghi, o meglio il ministro delle finanze, o ambedue, hanno voluto lanciare un segnale che è un po' più di rigidità, nella misura in cui questi rinvii portano anche al concetto di non... Io non pago, tanto non pago, rinvio, okay, tanto... Okay. Via. Secondo me però a posteriori ci sarà una sorta di sanatoria, cioè di dire anche chi non ha aderito al 1 marzo, secondo me saranno veramente pochi ad aderire per quanto si diceva prima, per le difficoltà, però si rimette in bonus questo meccanismo. Però si lancia intanto un segnale che forse da parte del governo attuale qualche meccanismo di rinvio sta venendo così un pochettino a ridursi.
quello che potrebbe venire meno sono appunto quei benefici, diciamo così, che erano arrivati con la rottamazione, sì, cioè la rateizzazione del mio debito. Se una volta non ti pago perché non c'ho i soldi, un'altra volta perché lo Stato mi dice che siamo in difficoltà e posso non pagare, una terza volta perché la quarta volta lo Stato mi dice: sai che, allora o me li dai tutti insieme o io vado avanti con il procedimento, insomma, in qualche modo. Ma sì, assolutamente, anche perché ad esempio il saldo e stralcio è fondamentale la figura del contribuente meritevole, cioè la famiglia che sostanzialmente ha grandissime difficoltà, come si diceva prima. A volte però purtroppo in Italia che cosa accade? Un paese strano, cioè casomai compro la Ferrari e non pago i bolli che mi vanno a cartella, e poi che cosa accade? Che così come la famiglia meritevole che casomai aveva effettivamente difficoltà si trova a beneficiare anche di queste rottamazioni il contribuente così, diciamo, un pochettino meno meritevole. Nel momento in cui si era parlato io con Luca Del Federico, finì anche su Striscia la Notizia, l'argomento dei bolli che in Abruzzo venivano riscossi, anche se non è il termine giusto, dalla Soget, non dalla, insomma, c'era tutto un contenzioso. All'epoca venne fuori anche una sorta di guerra dei poveri, perché chi aveva pagato regolarmente diceva: ma perché io che ho pagato faccio la figura del cretino, se quelli che invece non hanno pagato dopo un tot di anni possono non pagarlo più questo bollo, se nessuno gli ha richiesto i soldi in questi anni. Infatti il problema è questo, e si è riproposto, credo che sia di interesse per i nostri teleascoltatori, con il bollo 2017, perché ci sono state notifiche nei mesi di gennaio e di febbraio e si è andata a eccepire la prescrizione. Solamente c'è stata una normativa, che il decreto legge 18, che ha sospeso i termini per 85 giorni, quindi i termini effettivamente sono passati al 26 marzo. Però dobbiamo dire che effettivamente la Regione almeno ha avuto una grande sensibilità di prevedere una proroga al 31 agosto, che, attenzione, non vuol dire la proroga dei bolli in corso, ma solo dei bolli oggetto di accertamento 2017. Ok, ecco, questo è importante, perché forse molti hanno pensato una proroga del bollo, okay, e invece mi sembra che sia solo per i bolli del 2017 oggetto di accertamento e liquidazione coattiva. Risulta anche questa questione dei bolli, la toccavamo prima anche con Corrado, no? Sì, molto presente, molto viva. Sì, 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 proprio questa casistica qui molto frequente, insomma, abbiamo trattato, sì, beh, quel rapporto strano, insomma, dico, proprio i comportamenti potrebbero evitare molti problemi. Cartelle settoriali, come, ripeto, ho già detto, pieni di multe o bolli non pagati o altre piccole disattenzioni che costano molto caro, perché nel corso degli anni sono piccole, sì, poi crescono come debito, che diventano imponenti, e quindi sempre lì non si riesce più a far fronte. Però è anche vera una cosa, si accumula. I termini della prescrizione, no? Cioè, entro 3 anni ti deve arrivare qualcosa, se non ti arriva prescritto, giusto? Sì, sì, certo, ma la prescrizione spesso arriva l'ultimo mese del terzo anno, quell'avviso. Certo. Vabbè. Diciamo, magari un po' tardi, se te lo dessero un po' prima uno si organizza. Se tu me lo mandi al 20 dicembre, certo, e mi scade, certo, il 31, certo, e io non me lo ero ricordato, non avevo avevo provato a farla franca, ho 10 giorni per mettermi a posto. Magari se l'avessi ricevuto prima a settembre, chiaro, poi a ottobre, chiaro, poi a dicembre. Sì, sì, ma appunto dicevo. Poi questi sono gli incidenti di percorso, ma il problema è quello lì, cioè un po' più di attenzione, il comportamento, un po' più di etica, se mi posso permettere di usare questa parola, un po' più di attenzione, di senso civico, eviterebbe poi di sopportare, eviterebbe di creare problemi insopportabili, quindi anche la pubblica amministrazione, che le inefficienze, eccetera, aggravano il problema. Però ripeto,
quando vediamo lievitare somme che 4, 5, 6 anni prima erano facilmente affrontabili, si poteva tranquillamente pagare. Okay, con una, ecco perché parlo di fallimento. C'è una catena di non so più come, neanche ma come definire. Forse è anche proprio un accompagnamento del cittadino, certo, anche in quel momento, non solo al momento della trattativa, certo, finale, certo, diciamo, della rottamazione. Bisognerebbe riuscire a intercettarlo e a dialogare anche prima, ma proprio per non portarlo a quel momento. Ma proprio questa è la scommessa che abbiamo messo in piedi e in qualche modo abbiamo vinto. Lo sportello antiusura fa prevenzione. Antiusura, appunto, prevenire l'usura, ma prevenire ancor meglio il sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è fatto anche di queste cose, di tante piccole cartelle, certo, esattoriali, certo, che certo, si sono gonfiate a dismisura, certo, perché gli interessi di mora ogni giorno lo 0, 0, 0, 0, dopo 5 anni 100 euro sono diventati 2000 euro. Certo. E allora prevenire, anzi addirittura responsabilizzare, questa è una sfida ancora prima della prevenzione, l'uso responsabile del denaro. Su questi due piloni cerchiamo di lavorare: l'uso responsabile del denaro, quindi come comportarsi, e poi prevenire quando accadono queste cose qui, proprio per evitare che si arrivi alla cartella esattoriale, cioè al fallimento. Non lo aggiungiamo perché è un altro settore, ma mi permetto di aggiungere invece al sovraindebitamento, pensiamo solo a tutte le carte di debito, di credito, tutte quelle che regalano, allora compri la macchina rate, io ti do la carta con 2000 euro sopra, dopo 3 mesi ti ce ne metto altri 2000, eccetera, eccetera. Quello ha creato anche tanto, ma è un altro è settore, un altro... però diciamo concorre al montarozzo di, certo, di debiti, no? Certo. Delle famiglie in difficoltà. Certo, certo. Professoressa Verrini, ci sono altri slittamenti e quali sono le ragioni che possono portare il cittadino a impugnare dei procedimenti in corso? Allora, diciamo che l'ultimo decreto legge, perché noi siamo ancora in una situazione, diciamo, emergenziale, quindi abbiamo sentito ormai tutti quanti i numerosi decreti legge che sono stati emanati durante l'emergenza e ancora vengono emanati. L'ultimo decreto legge, che risale al 30 gennaio 2021, prevede che cosa? Che ci possa essere uno slittamento, quindi parliamo di versamenti di somme che derivano o da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi, ma e questo slittamento praticamente arriva fino al 28 febbraio, quindi praticamente adesso, 28 febbraio 2021, però si dà la possibilità praticamente di pagare in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021. Questo è il primo slittamento che c'è stato. Dopodiché, il legislatore non è intervenuto solo a favore del contribuente, perché una cosa va sicuramente detta: in chiave prospettica è auspicabile veramente che ci sia anche un'equità fra i termini che sono individuati per l'amministrazione finanziaria per accertare il contribuente, che sono piuttosto iniqui rispetto ai termini riconosciuti al contribuente se per esempio deve chiedere il rimborso di un tributo che ha pagato in più. Quindi su questo profilo sicuramente è auspicabile un intervento governativo o del Ministero appunto dell'Economia. Quindi dicevamo, si è intervenuti anche per quanto riguarda le notifiche che può fare l'agente della riscossione per quanto riguarda i controlli formali, quelli di cui si è detto all'inizio, di 14 mesi, per cui si può arrivare addirittura al 2023, al 2024. Questo per dire come il legislatore non è intervenuto solo a favore del contribuente con lo slittamento dei versamenti, ma è intervenuto anche a favore del fisco, tra l'altro in modo piuttosto iniquo, perché ripeto, al di là della legislazione emergenziale, allo Stato
Quindi nel nostro sistema noi abbiamo termini di accertamento, faccio l'esempio delle accise, termini di accertamento per esempio per la, riconosciuti all'Agenzia delle Dogane di 5 anni, mentre il contribuente magari ha solo 2 anni per poter chiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato. Quindi questo chiaramente crea anche un po' di incertezza. Alla luce di quello chiaramente che stiamo dicendo tutti quanti, è auspicabile che cosa? Che rispetto al carico pendente delle cartelle di pagamento, soprattutto quelle più antiche, perché appunto abbiamo detto che ci sono addirittura in giacenza presso l'Agenzia delle Entrate riscossione cartelle di 20 anni, cioè dal 2000 al 2020, e prima ho detto un numero, in realtà il numero che io per ragioni di trasparenza l'ho preciso, il numero che ho detto 137 milioni è il numero delle cartelle in lavorazione presso l'Agenzia della riscossione, quindi in termini diciamo come controvalore ci aggiriamo intorno ai 900 miliardi, quindi è auspicabile che cosa, è stato già detto anche da Luca, precisato da Luca precedentemente, ma lo ribadisco, che ci sia una sorta di come dire stralcio tra virgolette soprattutto per la parte più vecchia. Perché chiaramente è inutile impiegare risorse finanziarie e professionali per qualcosa che è irrecuperabile. Invece andrebbero fatti investimenti e quindi splittare le risorse verso attività o di contrasto all'evasione, ovvero anche di tutela del contribuente nella fase procedimentale. Quindi okay. Questo secondo me è un messaggio molto, molto importante. Mi interessa anche quella prima parte, io se non ho capito male, io sono sempre quella che semplifica, anche perché i numeri sono lontani, molto lontani dalla mia testa, e tutto questo argomento è piuttosto così difficile da rendere semplice. In sostanza, chi deve accertare ha un tempo prolungato che viene, è stato ulteriormente prolungato. Io posso metterci del tempo per accertare se tu devi pagare delle cose, quanto le devi pagare. Invece chi le deve pagare ha un tempo più accorciato, cioè c'è una sperequazione un po'. Io, Stato, fra virgolette, posso metterci il tempo che mi pare o anche 10 anni per capire se tu mi devi dare 10 euro, nel momento in cui l'ho capito, per te però il momento, il tempo che puoi utilizzare per darmi quei 10 euro è di meno di quello che ci ho messo io per accertarmene, è così? Sì, anche per chiedere, anche quando il contribuente è in una situazione diciamo creditoria, cioè nel senso non sempre il contribuente che deve pagare l'imposta, ma ci può essere anche l'ipotesi in cui uno magari ha versato in più, oppure si crea una determinata situazione per cui deve chiedere il rimborso. La solita vecchia storia, devi pagare subito, ma per riaverli ci metti più tempo. Quindi questo è un po' diciamo la situazione che volevo appunto rappresentare. E rispetto invece all'altra questione che mi ha chiesto, è chiaro che anche qui quando io ricevo la notifica di una cartella di pagamento è ammessa sicuramente la tutela, è ammessa la tutela innanzitutto davanti al giudice tributario, se parliamo di tributi. Chiaramente non dobbiamo fare confusione, perché è chiaro che se mi arriva una multa in una cartella, incardinata dentro una cartella di pagamento, non posso andare, una multa stradale per esempio, non posso andare davanti al giudice tributario, perché a quel punto mi dovrò rivolgere verosimilmente al giudice di pace, quindi devo anche capire di che cosa stiamo parlando. Siccome siamo appunto, ci stiamo intrattenendo, facendo delle riflessioni sui tributi, è chiaro che se mi arriva una cartella di pagamento perché non ho pagato un IRPEF, sicuramente dovrò andare davanti al giudice tributario. Come pure se mi arriva una cartella di pagamento per un bollo che non ho pagato e ritengo però di averlo pagato, oppure sono scaduti i termini, perché uno dei motivi a cui bisogna fare attenzione sono proprio i termini di decadenza dell'amministrazione finanziaria, perché spesso questi termini di decadenza non vengono rispettati, quindi al di là della prescrizione o della decadenza che si è venuta a creare, in ogni caso l'amministrazione, l'agente della riscossione notifica ugualmente magari quell'atto impositivo, quella cartella al contribuente. Quindi fare sempre attenzione quando diciamo ci viene notificata una cartella di pagamento ai termini, se sono, cioè potrebbe essere notificata una cartella di pagamento anche se i termini sono scaduti? Può succedere, questo anche negli avvisi di accertamento esecutivi, cioè sempre fare molta attenzione al termine, se l'amministrazione finanziaria era ancora nei termini per poter notificare quel determinato atto impositivo. L'altro maxi tema in cui ci andiamo a cacciare adesso è quello dei ristori. Si parla anche qui, come si parla di rottamazione terre e di proroghe,
si parla anche di ristori, ristori 5. Comincio da Luca Del Federico perché qui ne so ancora meno. Ristori 5 è un bel rebus perché la caduta del governo, il Ristori 5 era pronto con una dotazione già deliberata di 32 miliardi. Sì. Quindi si stavano aspettando queste somme da parte di tutte le imprese fortemente colpite dalla pandemia. La caduta del governo ha creato un blocco inevitabile perché chiaramente la normativa è da scrivere. Però anche qui si legge un disegno del governo Draghi, diciamo così, a volte si dice il legislatore, qui diciamo il governo Draghi, di cambiare un pochettino rotta, cioè di andare verso i meccanismi utilizzati in Francia e in Germania, che poi noi spesso diciamo, ecco bello, si dovrebbe fare come in Germania. Il meccanismo è un po' diverso, cioè si è visto che nei ristori, nel contributo a fondo perduto di agosto, a volte capitava, diciamo più che a volte, di dare dei contributi alle cosiddette imprese zombie. Quali sono queste imprese zombie? Sono imprese che sostanzialmente erano già in default, cioè non producevano più, erano già in una fase di liquidazione e ricevono contributi senza rimettere in circolo queste agevolazioni. Adesso si andrà a seguire la strada di dare il contributo sui costi fissi dell'azienda, cioè sugli affitti, sulle utenze, sugli acquisti di determinati prodotti, materie prime e quant'altro, per consentire appunto non un ristoro che spesso veniva preso e distratto dal ciclo economico, ma di favorire il ciclo economico. I problemi quali sono? Che ad oggi la bozza non è assolutamente pronta, ma anzi è in alto mare perché c'è qualcuno che continua a spingere per una forma più tradizionale del codice Ateco col contributo a fondo perduto. Credo che questa non sarà la formula scelta dal Presidente del Consiglio e quindi ci dobbiamo attendere cosa? Almeno una decina di giorni per sviluppare la bozza. Ci sarà da presentare una nuova domanda per includere questi elementi sui quali andrà a determinarsi il contributo a fondo perduto e arriviamo forse a Pasqua, Marina. Il problema è questo, che se oggi viene detto a chiari lettere le aziende saltano sul tavolo del legislatore perché un mese per ottenere dei contributi è tantissimo. Soprattutto in un momento come del questo, genere, in certo. Cui tra l'altro non c'è parallelamente, almeno per molte aziende, l'incasso del quotidiano, perché magari sono chiuse. Assolutamente sì, no? Perché ci sono tutte attività che vanno da le aziende della ristorazione, del catering, del turistiche, impianti di sci, alberghi, quindi certo. Alberghi, matrimoni e quant'altro. Sembra che da studi della Federalberghi nazionale a fine 2021, quando ci si augura che saremo un po' tutti vaccinati, un albergo su tre chiuderà per non riaprire più. Questo è un po' anche il discorso che volevo appena accennare, perché poi ci porta in un'altra direzione. Però insomma vi chiedo a voi, questa è una domanda che rivolgo a tutti e tre gli ospiti dei Fatti e le Opinioni. Secondo voi abbiamo la percezione oggi del vero peso economico della pandemia? Stavo per dire disastro, ma siccome mi piace essere ottimista, diciamo oggi andiamo avanti un po', una pezza qua, una toppa là, un ristoro, un rimborso, un bonus e un cashback, ma abbiamo la percezione a un certo punto di doverci sedere, fare i conti sulla lavagna e cominciare a fare meno questo, meno quello e di tutto quello che cade insieme a quei conti? Iniziamo da Corraro, poi la professoressa Berrigni e poi Luca Del Federico. Ma se i termini sono quelli che conosciamo, il debito pubblico a 2.600 sta andando verso i 3.000 miliardi di euro.
Non lo so, non lo so. Come padre, come cittadino, come contribuente, non so che pensare. Preoccupante. Ricomporre, riorganizzare una società lacerata. Avevamo già qualche problema prima della pandemia in Italia, sul fronte occupazionale, sul fronte economico, sociale, insomma non era, questa è una mazzata che lascerà molti, molti feriti. E quindi il compito della politica, perché qui ci vuole la politica, ci vuole un grande intervento politico. Non possono essere i tribunali, i ministeri a risolvere i problemi delle cartelle. Qui c'è un'onda di una potenza tale che porterà via. Ecco, forse non ne abbiamo ancora la percezione, anche se poi in apertura della nostra ultima fascia vi farò una domanda provocatoria, ma su questo argomento, naturalmente lascerò rispondere sia Del Federico che Verrini, però qualche attimo di pubblicità. E allora, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, cioè mi chiedevo, arriverà il momento in cui si faranno i conti e quei conti ovviamente non ridaranno per molte persone, chi perderà il lavoro, chi perderà l'azienda. Ma insomma un momento X in cui si dirà ok, la pandemia finalmente è passata, però ci ha lasciato questo, questo e questo ed è un disastro. Qualcuno dice però, no attenzione, perché dopo le grandi epidemie nazionali e internazionali, dopo le pandemie c'è invece una grande fase di risorgimento perché le persone hanno voglia di fare, di recuperare il tempo perduto, di divertirsi, di investire, di girare, di viaggiare, di aprire nuove attività, di avventurarsi in qualcosa. Ma forse c'è un periodo intermedio in cui dal momento in cui si fanno i conti al momento in cui si risorge c'è tanta gente che rimane per strada, cioè che rimane lì invece. Secondo Del Federico? Gran bella domanda. Se noi vediamo gli effetti della spagnola del 18-20, che poi sono 100 anni fa, ha determinato, lì c'era, era appena finita una guerra mondiale, però studi di storia economica, adesso senza fare troppe cose complicate, hanno determinato una crisi tale che ha creato dei mostri come purtroppo è stato il nazismo con Hitler. E si dice che perfino l'economia americana, per poter riprendersi poi dalla crisi del 29 e del 33, dovette entrare in guerra per il rilancio della grande industria degli armamenti. Non sarà questo, però indubbiamente ci sarà un periodo molto... Pensiamo già, guardate, al momento in cui sarà possibile i licenziamenti che non saranno più bloccati. E anche quando finirà questo meccanismo di ibernazione, di rinvio dei versamenti fiscali, si tornerà necessariamente a una ordinarietà, e molte aziende che non hanno chiuso oggi ci aspettiamo che chiuderanno domani. E così i lavoratori che oggi riescono a mantenere con la cassa integrazione un rapporto di lavoro, è inevitabile che fra 6-12 mesi perderanno il posto di lavoro. Professoressa Verrini, come la vede su questo punto? Vabbè, la risposta non è facile sicuramente da dare. Sicuramente le istituzioni hanno un arduo compito per cercare di arginare sia la situazione a livello pandemico e soprattutto anche la situazione a livello economico. Per cui ci si aspetta, ma è auspicabile che ci sia sia un supporto materiale proprio da un punto di vista, diciamo, chiamiamoli aiuti finanziari, ma con l'obiettivo anche della razionalizzazione dei numerosi bonus, perché praticamente come se si fosse aperto oggi un nuovo mercato, che è quello, se vogliamo, dei bonus, dei crediti, no? Sì. Quindi bisogna un po' riportare tutto a sistema,
secondo la mia, diciamo, umile, come dire, considerazione, è riportare a sistema, lavorando anche da un punto di vista emotivo, perché le persone oggi sono, diciamo, provate anche non solo da un punto di vista, come dire, strettamente materiale, ma anche da un punto di vista psicologico, emotivo. Quindi va fatto un lavoro anche sull'emotività delle persone. Soprattutto invece dall'altra parte, quindi dal punto di vista materiale, dobbiamo arrivare necessariamente ad una semplificazione dei sistemi burocratici, in primis anche quello fiscale. Perché? Perché è vero che oggi con tutta l'informatizzazione anche della pubblica amministrazione, l'informatizzazione della stessa amministrazione finanziaria, è chiaro che l'amministrazione finanziaria da parte sua, per esempio, tornando sempre al focus della conversazione che stiamo facendo, l'amministrazione finanziaria anche in tempo reale riesce a fare accertamenti, a considerare i dati, ad incrociare i dati. Però poi tutto questo deve essere accompagnato da una semplificazione, perché la semplificazione non è solo un vantaggio per il contribuente che tutti i giorni ha a che fare con gli adempimenti fiscali, per i professionisti che hanno a che fare appunto tutti i giorni con gli invii telematici, eccetera, ma anche per la stessa amministrazione, perché se si semplifica e, diciamo, si arriva verso una compliance con il contribuente o con il cittadino utente, è chiaramente anche più, come dire, semplice per l'amministrazione finanziaria poi avviare i controlli. Certo. La professoressa Verini ha parlato di mettere a sistema il sistema dei bonus, questo lo aggiungo io con una lieve cacofonia. Voglio dire, oggi c'è un bonus un po' per tutto, no? Sisma bonus, eco bonus, poi ci sono i cashback, poi c'è la lotteria dello scontrino, c'è qualcuno che, in virtù del fatto che stai spendendo denaro, ti regala un po' di denaro. Paradossalmente questo non rischia di emulare quello di cui parlavamo prima relativamente alle carte di credito che vengono concesse troppo facilmente, cioè voglio dire, mi spingi a spendere, come quando si va a fare la spesa al supermercato, c'è lo sconto su una cosa che magari non ti serve, ma siccome è scontata te la compri. C'è questo rischio che laddove questi sistemi sono fatti per farci spendere, sono fatti nel caso dei cashback per imparare a spendere con la moneta elettronica, cioè, ma insomma per farci spendere, insomma, per far girare i soldi, no? Quindi, però c'è il rischio che li facciamo girare di nuovo troppo rispetto alle nostre possibilità? Ma come sempre bisogna distinguere. Perché se guardiamo al super bonus cosiddetto 110% per le ristrutturazioni edilizie, non per l'efficientamento energetico, beh, insomma, questa è un'intuizione formidabile da parte del legislatore. Teniamola stretta questo super bonus, perché permette una volta tanto di intervenire sulla manutenzione del nostro patrimonio vetusto, efficientare gli immobili, le coperture, eccetera, la coibentazione, cioè permetterà un enorme risparmio in termini energetici. Ed è un bene anche collettivo. Ma in questo caso. Questo no? è un super super bonus questo qui, anzi dobbiamo fare in modo che parta, perché il problema è proprio il contrario, che non vedo molto interesse per questa veramente geniale, formidabile opportunità per il Paese di riprendere anche sul fronte occupazionale. Immaginate quanto valore in termini occupazionali potrebbe o potrà generare questo, certo, questo meccanismo. Quindi questo lo dobbiamo portare avanti e questo governo, come quello precedente, va in questa direzione. Ma ci sono anche altri bonus interessanti, qui ho un elenco, cioè per esempio il bonus per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, anche qui sono bonus per efficientare gli elettrodomestici vecchi, vetusti, che non sono più, diciamo, che fanno consumare anche molta energia. Quindi esatto, anche questo, io adesso non so se la professoressa intendesse questo, però ci sono rimettere a sistema sicuramente è il compito della politica.
come dicevo io, da questa straordinaria, negativissima crisi, si esce con la politica. Gli interventi che la politica metterà in piedi da domani, nelle prossime settimane, potrà, da lì dipende anche la facilità con cui usciremo, il famoso risorgimento, il rinascimento. Ecco, siamo tutti in attesa di questo rinascimento, perché nella storia il rinascimento ha portato bellezza, ha portato il nostro rinascimento, Firenze, la storia, l'architettura. Sarà questo nuovo rinascimento, ci sarà questo, dipende da tutti noi, ma sicuramente dalla guida politica. E quindi, ecco, faccio un appello affinché tutti i cittadini, ma soprattutto la politica, faccia oggi scelte precise, dettagliate, di modo che, ecco, il risorgimento sia vicino e non sia lontano. Allora, in quest'ultimo pezzettino, e ci rimane veramente poco, ma credo che in questi pochi minuti riusciremo almeno ad informare su questa cosa. Praticamente l'Agenzia delle Entrate, il fisco detto in senso generale, sappiamo che può attingere per gli accertamenti a dati provenienti da banche dati, ma anche da fonti altre, diverse, comprese social network, siti internet, articoli di giornale, eccetera, eccetera. In Italia è prassi per l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza usare social network per casi di evasione fiscale, ma anche come prove per causa di divorzio. Si fa anche in Francia, si fa anche in altri luoghi, con alcune differenze. Pare che adesso anche Google Maps costituisca una fonte, diciamo così. È stato visto proprio in Abruzzo, tra l'altro, nella zona del Teramano, un furgone attraverso il satellite con un certo logo, un certo marchio sulla fiancata, e da quel marchio ci si è resi conto che da 4 anni quell'azienda non pagava la pubblicità relativa. Quindi anche attraverso le foto di Google Maps si può risalire a tutto ciò che riguarda la nostra situazione fiscale. Siete d'accordo? Vi piace? Non vi piace? Viola la privacy? Non la viola? È un bene o è un male? Del Federico? Ma il sistema è partito in Francia con la finanziaria del 2020, mi sembra. E recentemente c'è stato un decreto ministeriale attuativo. In Italia abbiamo una circolare del 2016 dell'Agenzia delle Entrate e una circolare della Guardia di Finanza. Si sta ultimamente molto utilizzando questa fattispecie attività investigativa. Io leggevo l'altro giorno, anche un po' risibile, di un gruppo che è andato sul centro, credo anche in Rete 8, è stato di un gruppo di amici che si è riunito a mangiare gli arrosticini in zona rossa e poi furbescamente hanno messo su Instagram foto, video e sono stati segnalati da dei vicini, ma tutti identificati dai carabinieri grazie appunto ai social network. Nel caso non è che faccio pubblicità, i furbetti della Rossicini, i famosi furbetti della un'autodenuncia involontaria è come quegli altri che hanno fatto i fuochi d'artificio dopo il compleanno, voglio dire, qui. Cioè, allora questo secondo me, peccato che rimane poco tempo, perché sarebbe carino e anche simpatico dedicarci una trasmissione, anzi un invito, lo faremo perché sarà sempre di più da parte dell'amministrazione finanziaria, da parte degli investigatori, la cosa è simpatica, perciò da farci una trasmissione per esempio nei casi di infedeltà coniugale, perché sarà uno strumento e i tribunali cominciano a sfornare sentenze dove ritengono, e qui forse dobbiamo vedere la professoressa. Infatti la Cassazione ha respinto le obiezioni del contribuente che contestava la possibilità di usare come prova tali foto nel nome e nel rispetto della privacy. Quindi obiezione respinta. Quindi si apre uno scenario interessante e sicuramente faremo vizi e virtù dei social network nella prossima puntata. Un piccolo parere su questo da parte dell'avvocato Verrini.
Ah, ho già detto prima che ormai il fisco è già molto, come dire, pervasivo, perché un po' tutta la pubblica amministrazione con la telematizzazione raggiunge a più facilità di ottenere i dati, anche dati che non sono in suo possesso. Tra l'altro ci sono già dei principi generali che lo prevedono, per cui se l'amministrazione non ha un dato e magari questo dato è a disposizione di un'altra amministrazione, se lo può procurare facilmente. Chiaramente tutto oggi è più semplificato con i social, perché il social è qualcosa di immediato che ti consente poi di rappresentare, perché spesso appunto video, foto, quindi la rappresentazione dei fatti mediante una foto è difficile poi da smentire. E d'altra comunque, parte ci fanno anche le multe, no? Le sanzioni per strada con la fotografia. Dice, non ero io, no, eri tu, perché sei immortalato con tanto di targa. E quindi insomma va è una situazione che va gestita in ogni caso, ecco, perché poi c'è la privacy che è un qualcosa a cui sarà sempre di più questa pervasività. Pensiamo alle macchine con le telecamere sopra che rischiano comunque anche di prendere chi passa, o lo stesso Google quando fa appunto le mappe delle località, o... Ma d'altra parte basti pensare a queste formule del cashback, se vogliamo, sono il grande fratello che con lo sconto di un euro quando andiamo a comprare, sostanzialmente con un sistema informatico sempre molto più efficiente, perché oggi abbiamo delle cose inimmaginabili, tutta la tecnologia di conservare i dati in cloud, cose 4-5 anni fa. E ogni nostro comportamento sostanzialmente viene tracciato da questi acquisti e quindi dal signor algoritmo. E quindi forse aiutano più allo Stato che al negoziante sotto casa. Sicuramente. Allora, siamo in chiusura, ma permettetemi di ringraziare. Non era facile portare a casa questi temi, questa trasmissione, un po' anche col sorriso ce l'abbiamo fatta. E magari ci si tornerà su, perché poi sono argomenti davvero di grande vastità, ma intanto io ringrazio Alberto Corraro, sportello antiusura Adiconsum, Luca Del Federico, dottore commercialista, Caterina Verrigni, docente all'Università d'Annunzio, docente di diritto tributario e avvocato tributarista. Grazie per averci aiutato e un po' guidato in questa strada difficile, e ai nostri telespettatori alla prossima.